Buonasera, bentornati a un nuovo appuntamento dedicato alle elezioni amministrative 2022. In studio con noi questa sera Daniela Drudi, consigliera di Lista Tosi, consigliera comunale. Benvenuta. Grazie. Allora, iniziamo a dire che non tutti sanno che lei ha un'origine romagnola. Infatti è nata a Cesena, nonostante sia da più di 50 anni a Verona, abbia sposato un veronese, i suoi figli sono veronesi, però le origini non si dimenticano mai. Ma io ho sempre la mia Romagna nel cuore, infatti sono nata e cresciuta a Cesena, poi mi sono laureata in lettere classiche all'Università di Bologna e sono arrivata a Verona 50 anni fa, proprio nel 72, per insegnare, quindi per motivi di lavoro. Galeotta fu l'occasione anche per conoscere, insomma, quello che poi sarebbe diventato suo marito. Certamente, devo dirlo, un bel ragazzo cimbro, era anche molto bello ed elegante, il cuore mi si strappa un po' perché mio marito non c'è più da 2 anni e mezzo ed era originario proprio Tinazzi, della contrada Tinazzo Zamberlini di Bosco Chiesanuova, era molto fiero delle sue origini cimbre, mi commuovo un po', Beh, ci credo, ci scusate. credo. Insomma, conobbe da romagnola una cultura, quella cimbra, piuttosto dura, però piena di valori. Uomini veri, di grande solidità e valori. Politicamente lei si innamorò di Silvio Berlusconi, però, quindi siamo agli inizi di Forza Italia, no? Fu proprio nel 94, io che avevo sempre votato DC, anche mio marito era un democristiano come me, ci siamo trovati. Fui come folgorata dopo il terribile periodo di Tangentopoli dall'arrivo di questo cavaliere libero e selvaggio. Ricordo ancora, insomma, i motivi della sua discesa in campo, come la chiamava lui, ancora la chiama così: meno tasse, più lavoro, meno burocrazia, più meritocrazia, l'avvio di opere pubbliche. Purtroppo dopo 30 anni in Italia siamo ancora a questo: meno tasse, più lavoro, eccetera, eccetera. E purtroppo questo è un paese molto contraddittorio, io lo amo tantissimo perché la mia generazione è stata cresciuta proprio nel mito del risorgimento, dell'indipendenza, dell'unità d'Italia. Io sento vivissimo l'amore della mia patria. Sente vivo anche, diciamo, il compito di fare qualcosa per gli altri, è sempre stata impegnata nel volontariato e la politica la considera una sorta di mettersi a disposizione, una sorta di volontariato, possiamo dire così? Sì, perché io da ragazza nella mia città, anche quando ero all'Università Bologna, sono stata scout, ho fatto parte di Comunione e Liberazione, ho fatto tantissimo volontariato. E poi sono stata insegnante di lettere alle scuole medie, quindi la mia vocazione è proprio il fare per la mia città, che amo tantissimo, è di adozione, ma è la mia seconda patria amatissima, e fare anche per gli altri. Allora erano, ai tempi del volontariato giovanile, erano coloro che avevano bisogno, dagli anziani ai giovani. E mi ricordo che facevamo anche delle campagne, di raccolta fondi per la fame nel mondo. Abbiamo fatto delle cose stupende in quei magnifici anni 60-70, dove tutti noi abbiamo avuto una formazione, io la rivendico, cattolica, ma che ci ha dato un costrutto, ecco. E poi appunto l'amore mi piace fare per i miei concittadini, tutto ciò che di buono, di giusto e di bello si può fare. Anche per questo, insomma, arrivarono poi 10 anni in prima circoscrizione qui a Verona, prima nella Commissione Cultura e poi addirittura come presidente della Sì, circoscrizione. In entrambi i casi ricevette il numero più alto dei voti, no, all'interno della Devo dire circoscrizione. che io venivo da Forza Italia, in politica sono sempre stata sola, non ho mai chiesto aiuto a nessuno, non ho mai chiesto sedie, nulla. Ho sempre portato avanti solo la mia passione, il mio impegno civico e nel 2007 mi ritagliai la mia fetta, diciamo, di elettorato, la prima circoscrizione centro storico, perché io da quando sono arrivata a Verona ho sempre abitato in centro. E quindi fui eletta nel 2007 con Forza Italia, fui la più votata in assoluto di tutti i partiti, di tutte le formazioni. E poi di nuovo nel 2012 mi ricandidai in prima circoscrizione, questa volta con Lista Tosi, perché la maggior parte di coloro che venivano da Forza Italia, non essendoci più questo partito, era stato chiuso, Confluito nel c'era Popolo delle confluito Libertà. nel Popolo delle Libertà.
andò con Tosi e io li seguì ben volentieri, perché Tosi l'ho sempre stimato come sindaco. E poi, insomma, in tempi più recenti, beh, lei comunque ha fatto parte di Verona Domani già dal 2014. Sì, e quando è stata costituita questa lista civica, sempre con persone provenienti da Forza Italia, quindi direi che nella mia storia c'è un filo di coerenza. E io ho aderito prontamente, ne ho sempre fatto parte, e loro mi hanno portato poi a fare la scelta che non rinnego assolutamente, che fu una scelta politica di un centrodestra unito a seguito appunto della candidatura dell'attuale sindaco Sboarina. Sono stata eletta in consiglio comunale, assolutamente, con Verona Domani, battiti Verona Domani, sì. E entrò appunto in consiglio comunale con questa sigla. Poi giustamente sono arrivati alcuni passaggi, prima i Fratelli d'Italia molto molto breve e poi più recente, in tempi più recenti, un ritorno sotto l'ala protettiva di Tosi. Ecco, molti accusano un po' questo cambio di casacca, però sono tutte scelte che lei rivendica sotto, diciamo, un aspetto di coerenza, lo ha ripetuto anche prima, è abbastanza lineare, anche se sembra da fuori un passaggio, no? Sì. Abbastanza, soprattutto dalla maggioranza alla minoranza, tra l'altro. Coerenza e dignità, perché io, approdando in consiglio comunale nella maggioranza dell'attuale sindaco, avevo tanta voglia di fare e ho chiesto la presidenza della commissione cultura che ho avuto fino a marzo del 2021. 133 commissioni, tante audizioni, e siccome è nelle deleghe della Commissione Cultura del Comune tante mozioni proposte, portate avanti, e nulla poi aveva seguito, non so perché è andata così. E ho chiesto aiuto a vari leader in Fratelli d'Italia, in Verona Domani. Io chiedevo solo sostegno al mio lavoro, non chiedevo altro, anche se nel mio cuore penso abbastanza legittimamente, vista la storia amministrativa, politico-amministrativa, io ho un sogno nel cassetto. Il sogno del cassetto sarebbe quello, no? Di ricoprire l'assessorato sì, alla cultura. Assessore alla cultura, lo dico chiaro, non lo nascondo, però chiaramente non ce l'ho assolutamente in tasca, come non l'ho avuto a suo tempo, anche se avevo le mie aspirazioni. E accetto che le cose possono andare così, e in ogni caso io apprezzo molto Flavio Tosi perché farà le sue scelte e soprattutto le farà anche nella misura in cui noi gli porteremo il consenso, i voti, e trovo questo molto giusto, a differenza di promettere, di dire eccetera eccetera, almeno lui ti dice battiti per me e io sono pronta a farlo perché lo stimo sempre molto. Ecco, Flavio Tosi ha capito questo suo abbandono, insomma, nel 2014, poi 2017, e poi questo rientro, ha capito le fasi in cui si è spostata da una parte per poi tornare definitivamente con lui adesso? Io penso di sì, perché mi ha accolta anche con molto affetto. Devo dire che in questo anno in cui sono passata in lista Tosi ho ritrovato il gusto di fare politica, perché dove ero non riuscivo proprio a portare a termine nulla, ma non per mancanza mia di volontà, non riuscivo a esprimermi, esatto. E tra l'altro io gli ho anche un po' chiesto scusa, perché ho detto magari dovevo restare con te nel 2017, però quando una persona in politica è sola, non è che comanda le strategie, si trova davanti delle persone che considera dei leader, li segue. Salvo poi che questi leader magari poi la deludono, insomma, almeno è successo a me così personalmente. Io non voglio sparare a zero contro nessuno, ma io sono stata molto delusa, insomma, da tanto. È una sua opinione personale, quindi è giusto anche... Probabilmente, certo. A queste persone io come persona, come lavoro mio, come tutto, non interessavo, ne ho preso atto. Adesso il 12 giugno si ripresenta con lista Tosi, chiaramente. Sì. E i suoi figli hanno detto: ma sei sicura? Anzi, alcuni però all'inizio erano un po' titubanti, poi sono stati loro a convincerla, no? Perché l'impegno politico
dura da tanti anni, quindi sì, una persona sì, a un certo punto potrebbe dire "Bah, mi riposo un po'", e invece la fiamma della politica è sempre accesa. Allora, io potrei, ho uno slogan che ho scritto anche in un commento su Facebook, perché ho messo la foto delle mie campagne elettorali dicendo penso di usarla ancora e ho avuto tanti consensi. Una persona mi ha scritto "Ma non sei stufa, ma ancora, ma qua, ma là". Allora mi è venuto di getto di rispondere quello che dico anche oggi. Allora, quando la politica è amore per la tua città e sogni da realizzare, non ti abbandona mai. Questo è quanto. E anche i miei figli che all'inizio, "Ma mamma, sei sicura? Un'altra campagna elettorale sarebbe la quarta". Alla tua età, perché si vede che non sono giovanissima, erano un po' così, poi alla fine sono loro che mi incoraggiano: "Mamma, vai, non devi assolutamente stare a casa, chiuderti in casa, tu sei una persona abituata a fare, a occuparsi tanto degli altri". L'ho fatto a scuola, l'ho fatto coi figli e lo faccio anche in politica. Chiudendo, molti dicono che con la cultura non si mangia, no? Invece immagino che da donna di cultura e insegnante, professoressa anche di lettere, possa dire il contrario. Ma io non è che mi voglia vantare, poi ormai è una laurea presa nel 72, alma mater studiorum, ma una laurea in lettere classiche con lode, con tesi in archeologia e storia dell'arte greca e romana, messa poi nel cassetto anche per motivi familiari, perché a un certo punto mi sono occupata dei figli, della famiglia, e sicuramente, come diceva mio marito, nella politica ho ritrovato una cattedra. Ecco, la cultura è la base di tutto, cioè io ho sempre fatto cultura partendo da progetti culturali, perché la cultura poi si trova in tutti gli ambiti dell'amministrazione di una città. È cultura l'urbanistica, è cultura la viabilità, è cultura l'ambiente, è cultura il sociale. Per non parlare poi di Verona, città patrimonio dell'umanità, ricchissima di beni culturali, e devo dire una città che vive un po' sugli allori del passato, che avrebbe bisogno, lo dico io che non sono giovanissima, di guardare oltre le mura, cioè di un certo svecchiamento nella mentalità con cui si affrontano le varie tematiche. E io sono pronta a fare la mia parte, qualsiasi ruolo, poi intanto bisogna vincere e me lo certo. Auguro assolutamente, perché Flavio Tosi come me ha sempre amato la sua città e l'ama ancora moltissimo e ha un'abnegazione totale. In ogni caso, in qualsiasi ruolo, insomma, occuparsi di cultura è occuparsi a fondo di una città splendida come Verona. Insomma, consigliera Drudi, le auguro di realizzare i suoi sogni. Insomma, l'abbiamo detto, c'è un sogno nel cassetto importante a livello politico, ce ne saranno altri anche a livello familiare. Tanto in bocca al lupo per il 12 giugno. Crepi, grazie e buonasera a tutti.